Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno a al consigliere Andrea Bertani, ben ritrovato. Grazie. E io direi che se c'è qualche notizia che vuole commentare tra quelle che abbiamo letto, nelle prime pagine, se c'è qualcosa che... Certo, beh, io inizierei da finalmente, ogni tanto una soddisfazione anche per il Movimento 5 Stelle, una battaglia che abbiamo portato già avanti da un paio d'anni e che è quella dell'Iresa. Chi vive accanto a un aeroporto ha anche dei disagi ambientali importanti e questi disagi ambientali vengono in qualche modo compensati da una tassa che si chiama Iresa, che è prevista in tutte le regioni, ma in Regione Emilia-Romagna non era mai stata applicata. Abbiamo raccolto la richiesta, il disagio di chi vive attorno all'aeroporto e abbiamo chiesto, insistito in diverse sessioni di bilancio con risoluzioni per il fatto che finalmente venisse applicata per poi essere utilizzata appunto per ristorare il disagio ambientale chi vive attorno all'aeroporto. Finalmente la situazione si è sbloccata anche per un'interlocuzione con alcuni consiglieri anche di maggioranza e finalmente, grazie anche al lavoro della mia collega Silvia Piccinini, siamo riusciti ieri in bilancio a far approvare un emendamento che dice che dal 1° luglio, perché poi ci saranno delle verifiche tecniche per come dovrà essere strutturata la manovra, però si applicherà finalmente l'Iresa, anche perché il concetto è questo: chi inquina paga, tutte le attività producono un impatto ambientale, è corretto che quell'impatto ambientale in qualche modo sia pagato. Sì, vediamo proprio come il Corriere di Bologna dà rilievo a questa notizia, che peraltro avevamo trovato anche nel commento in prima pagina di Repubblica Bologna: voli rumorosi sia la tassa per le compagnie. E in questo articolo firmato da Mauro Giordano si parla di 1 milione di potenziale introito e di una spesa a passeggero di 30 centesimi. Esatto. È corretto? Come avete stimato meno, questa... L'ordine di grandezza è quello, quindi in realtà la preoccupazione che c'era che l'applicazione di questa tassa avrebbe portato un deficit di concorrenza per la nostra regione non stava in piedi, anche perché Lazio e Piemonte la applicano già da anni e non hanno avuto conseguenze sul numero di voli e sul numero di passeggeri. Era dall'inizio della legislatura che chiedevate introduzione di questa, esatto, che sarebbe una tassa ambientale, diciamo. È una tassa ambientale perché il concetto, lo ribadiamo sempre, è questo: chi inquina paga, quindi anche queste piccole tasse servono intanto a ristorare chi soffre delle conseguenze, perché chi abita lì attorno delle conseguenze sicuramente ce le ha, dall'altra è educativa perché insegna poi negli anni e nel tempo a trovare delle soluzioni che magari possono essere migliorative dal punto di vista ambientale, quindi non pagare più quel conto. Contenti i comitati che si sono, esatto, insomma, esatto, mobilitati anche nell'ultimo periodo, perché lamentano rumori, insomma, problemi, certo, di tipo ambientale. Ma come verranno spesi questi soldi ancora non è chiaro, come dovranno essere normati? Su questo ancora è la norma da costruire, però sicuramente va pensato sulla riduzione del rumore, su come chi vive attorno all'aeroporto appunto possa in qualche modo avere un'attenuazione dei disagi che vivono. Tutto questo è avvenuto ieri in aula, durante in un contesto che era quello della discussione del bilancio, probabilmente l'ultimo, esatto, bilancio di questa legislatura, di una regione che dovrebbe, almeno da quello che rilevano i dati dell'economia, dovrebbe essere in buona salute. Di questo chiedo però a lei un parere su questo e vediamo come la notizia, adesso l'abbiamo ripresa dalla Nuova Ferrara, ci dice la Nuova Ferrara: ok al bilancio di previsione, 1000 assunzioni nella sanità, ridotto il carico fiscale, aboliti i super ticket e il ticket nazionale
nazionale da 23 euro sulle famiglie con almeno due figli a carico. E poi c'è, tra le varie cose che vengono citate, cito ad esempio il progetto per la riqualificazione della costa, perché è stato oggetto anche di un testo di legge approvato proprio l'altro giorno, sempre in questi giorni che vi hanno visto riuniti in assemblea legislativa. Un parere sul bilancio. Allora, un parere sul bilancio. Anche perché lei è vicepresidente della Commissione Bilancio, esponente del Movimento 5 Stelle, quindi insomma di bilancio, sul bilancio, certo, ci può dire qualcosa. Sicuramente, intanto, come visto le polemiche di questi giorni sul fatto che anche in Senato il bilancio arrivi in ritardo, ci sono pochi tempi di discussione, questo succede anche in Regione Emilia Romagna, perché essenzialmente i tempi di bilancio sono stati compressissimi e quindi la discussione nelle commissioni in realtà è stata veramente molto ristretta. Venendo a questo bilancio, il titolo ovviamente contiene alcune inesattezze, perché il carico fiscale in realtà si parla di un'ipotesi, al momento è solo un accantonamento per la riduzione dell'IRAP nelle zone appenniniche, nelle zone montane, una cosa che fra l'altro abbiamo sempre chiesto anche noi, anche nelle altre opposizioni. Finalmente forse qualcosa si farà. La nostra impressione è che siamo di fronte a un bilancio elettorale, perché battaglie che anche noi abbiamo portato avanti finalmente arrivano a compimento adesso con qualche promessa. Sicuramente anche quella del super ticket era una richiesta che noi abbiamo già fatto da 2 anni fa, e fra l'altro anche a livello nazionale il ministro Grillo sta mettendo dei fondi proprio per la riduzione del super ticket. Bonaccini giustamente ha un buon fiuto politico, ha capito che era il momento finalmente di applicare questa richiesta e viene applicata. Anche qui qualche criticità potrebbe esserci, perché secondo noi andava fatto anche pensando al carico familiare, non solo ai redditi, però già è una prima applicazione che può ritenersi soddisfacente. Ovviamente è un bilancio che tiene conto di 4 anni di legislatura per la quale noi non siamo d'accordo, perché i tagli alla sanità, qui oggi si parla di 1000 assunzioni, ma se noi pensiamo, poi ne parleremo, ai reparti tagliati negli ospedali di montagna e nei reparti periferici, la sanità paga ancora. Se parliamo di liste di attesa, dove la regione solitamente fa vedere solo quelle 10-15 prestazioni dove effettivamente le liste d'attesa, anche con qualche trucchetto, vengono rispettate, però non è vero che poi non ci siano dei disagi. Poi, per quanto riguarda la parte ambientale, noi riteniamo che la Regione abbia investito poco e troppo poco. Adesso ci dicono che noi metteremo 5 milioni di euro per le auto ecologiche, in realtà non c'è nessun provvedimento esplicito all'interno del bilancio, c'è ancora solo il prolungamento di un provvedimento che era già stato fatto l'anno scorso, che era quello della riduzione del bollo per le auto ibride, un provvedimento che secondo noi è insufficiente e che non spinge verso il futuro, che sono le auto elettriche oppure le ibride plug-in, che sono auto quasi elettriche. Ma per questo ancora non ci siamo. C'è questo stanziamento, c'è all'interno del bilancio, si dice che ci sono, poi però non c'è nessun provvedimento che dica ancora come vengano utilizzati, cioè non c'è il provvedimento che parli di rottamazione, come quello invece che sta per essere approvato a livello nazionale, in cui si parla di rottamazione e di incentivi per l'acquisto dei veicoli elettrici, mentre nel provvedimento nazionale questo c'è. Qui ci dicono c'è uno stanziamento, però ancora non c'è il regolamento e quindi non c'è l'attuazione per chi vorrà da domani comprarsi un'auto elettrica. Questo ancora non è possibile. E quindi vedremo cosa succederà. Saranno cartucce da sparare nei pressi della campagna elettorale. Da gennaio. E sempre sul bilancio vado a prendere la Gazzetta di Parma, che appunto titola bilancio regionale euro 4 diesel 5 milioni per la rottamazione, appunto questo di cui stavamo parlando. Quindi c'è una evidenza sul tema chiaramente ambientale, perché avete molto discusso su questo, esatto, discorso delle misure di contrasto alla, allo smog, insomma, e all'inquinamento.
momento. A proposito di sempre ambiente e città, in questo caso vi segnalo sempre sulla Gazzetta di Parma questo articolo Regione Rigenerazione Città nel bando Parma arriva prima al comune 2 milioni e 200 mila euro per la biblioteca di Alice e la Casa dei Mille a Linovi, riconoscimento alla strategia. Citiamo Parma, ma appunto avrei potuto prendere anche Certo. altre pagine interne perché è un piano che mette 36,5 milioni a bando, che ha messo a bando e adesso sono stati dati dalla regione gli elementi e la graduatoria dei progetti. Sarebbe, così come è stato presentato, una misura concreta di attuazione a una legge che è stata approvata esattamente un anno fa, sulla cosiddetta nuova legge urbanistica. Esatto. Come vede questa distribuzione di fondi? Insomma, è una misura che poi si è rivelata positiva, l'attuazione di questa legge? Allora, diciamo che la nuova legge urbanistica si fregia del titolo a consumo zero di suolo, in realtà noi contestiamo il titolo della legge perché in realtà non viene garantito la riduzione del consumo di suolo. Perché poi con gli accordi di programma e con il periodo transitorio che è stato garantito per l'inizio dell'applicazione della legge ci saranno degli utilizzi di suolo vergine ancora troppo importanti. Noi siamo una delle regioni in Italia che consuma e ha consumato negli anni troppo suolo, e il suolo è una risorsa, siamo anche una regione che ha una vocazione agricola, invece ci stiamo mangiando quel suolo. E questo è dovuto anche al fatto di una cattiva pianificazione, e questa legge essenzialmente distrugge il concetto di pianificazione perché va avanti per accordi di programma. E accanto a questa legge c'era un bando, perché la legge al suo interno comunque ha dei concetti che sono positivi, che sono quelli della rigenerazione urbana, cioè il concetto è: non devo consumare più suolo vergine, devo cercare di rigenerare il suolo già consumato. Questo bando assegnava dei fondi. Qui adesso bisognerebbe vedere progetto per progetto, perché mentre sicuramente è importante che vado a rigenerare degli edifici, delle aree industriali dismesse che oggi non vengono più utilizzate, quindi costruisco, ricostruisco di sopra invece che andare a utilizzare del nuovo suolo vergine, se invece, come mi sembra di aver visto in altri progetti, sistema una piazza, beh, la piazza esisteva già e quindi non è sicuramente un risparmio di suolo. E adesso non conosco nel dettaglio il progetto di Parma, ma qui mi sembra che si parli di rigenerazione di edifici invece di costruirne degli altri. Quindi in parte può essere centrato l'obiettivo. Bisogna vedere appunto progetto per progetto, perché purtroppo la tendenza che noi vediamo nei bandi della regione è a volte distribuire un po' di fondi a pioggia, quindi accontentare un po' tutti i territori e senza valutare sempre pienamente nel merito la bontà del progetto. Io la riporto sul tema della sanità di cui parlava prima, perché c'è un tema ancora molto caldo, almeno i giornali continuano a parlarne, ma soprattutto ne parlano i territori. In particolare mi riferisco al tema dell'apertura o riapertura, anzi, dei centri nascita in montagna, che sono stati chiusi. C'è stato questo episodio di che è riportato sulla Gazzetta di Modena, una bimba nasce in ambulanza durante il viaggio all'ospedale. Mamma e figlia ora a Sassuolo stanno bene, ma ripartono le polemiche. La USL, la donna era seguita dall'ambulatorio gravidanze a rischio di Reggio, mi correggo, è la Gazzetta di Reggio. Questo episodio che coinvolge una signora che abita a Toano, la bambina è nata durante il trasporto verso l'ospedale di Sassuolo, all'altezza del Ponte della Veggia. Ad assistere al parto sono stati i tre volontari componenti dell'equipaggio dell'ambulanza e insieme a loro il medico e l'infermiera dell'automedica, arrivate dall'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo Monti. Per la Croce Rossa di Toano è il quinto parto, il secondo di quest'anno avvenuto in ambulanza. Poi l'articolista dice: non sappiamo che cosa sarebbe successo se
ci fosse stato invece a disposizione il centro nascita di Castelnuovo Monte, ma Esatto. insomma i chilometri sarebbero stati meno da percorrere. E a questo proposito segnalo, questo sì, sulla Gazzetta di Modena, il governo, punto nascita, è la regione che decide. C'è questa polemica, chi deve fare il primo passo? Allora, lascio a lei la parola su questo tema, perché tra l'altro ieri è stato presentato un emendamento del Movimento Certo. 5 Stelle, sempre al bilancio. Ci spieghi di che cosa si trattava, perché comunque diciamo subito che è stato bocciato. Esatto, cioè anche ieri noi abbiamo proposto di mettere delle risorse per studiare, far ripartire la richiesta che va fatta al Ministero per la riapertura del punto nascita. La Regione è quella che deve fare il primo passo e la Regione è quella che ha voluto applicare questi tagli alla sanità e quindi facendo dei tagli in nome della sicurezza, ma quello che noi abbiamo sempre detto è in nome del risparmio e non si può risparmiare sulla pelle e sulla sicurezza dei cittadini. Questo qui di Castelnuovo Monti è particolarmente evidente perché chi deve partorire non può permettersi d'inverno e in montagna di fare 80-90 km in condizioni di pericolo. Quindi c'è l'ambulanza, ma poi può succedere, come è già successo, che la distanza è quella e quindi può succedere che si partorisca in ambulanza o addirittura ci dicono c'è in caso di emergenza neve c'è l'elicottero a disposizione, ma in elicottero sicuramente non si può partorire. Quindi noi chiediamo, come stanno chiedendo i comitati già da tanto tempo, che i punti nascita in montagna vengano rivalutati e vengano riaperti, ovviamente garantendo la sicurezza. La nostra proposta, perché si dice chi fa gli operatori che fanno troppo po pochi parti all'anno, quindi meno di 500 parti all'anno, non sono, diciamo, allenati e quindi non riescono a garantire una sicurezza come succede nei grandi centri dei punti nascita. Noi quello che ad esempio proponevamo è di fare una valutazione tecnica che comprenda anche la rotazione delle equipe e degli operatori, garantendo quindi una professionalità adeguata e una sicurezza adeguata. Ma a chi tocca questo primo passo? Perché non riusciamo a capire. La regione dice: noi abbiamo chiesto un appuntamento e La regione insomma, deve aprire un dossier come non. hanno fatto altre regioni, ad esempio in Friuli Venezia Giulia, dove hanno aperto un dossier dimostrando e chiedendo, facendo capire che quella è una zona disagiata e che quindi non riaprendo quel punto nascita c'è un problema ulteriore di sicurezza e quindi riaprendo una trattativa col governo, poi viene concessa un'autorizzazione, ma se tu non chiedi ovviamente dici non è colpa mia, ovviamente niente si muove. E La questo regione deve emendamento che avete proposto chiedeva No, chiedeva appunto, tecnicamente? tecnicamente diceva di stanziare un piccolo fondo che servisse alla regione per fare un'istruttoria tecnica, perché ovviamente anche questo ha un costo, per poi far ripartire la richiesta al Ministero. Questo ci è stato bocciato, ma io sto vedendo da alcune dichiarazioni di Bonaccini, che in questo momento sono interlocutorie, a Bonaccini piace molto stuzzicare il governo nazionale, però penso che anche lui abbia capito che lì c'è un problema e arrivando alla campagna elettorale penso che sarà ancora più sensibile e tornerà indietro sui suoi passi. Io sono praticamente alla fine della puntata, le volevo chiedere però una Intanto le dico battuta. un'altra cosa, un altro emendamento Certo, sempre sulla sì. discussione di ieri sul bilancio, un altro nostro emendamento è stato approvato perché parlavamo del tema montagna e noi siamo sempre stati molto polemici riguardo alle spese che la Regione fa per gli emiliano-romagnoli nel mondo. Sapete che a inizio legislatura la competenza della gestione dei rapporti con gli emiliano-romagnoli nel mondo è stata ridata all'Assemblea legislativa Dove ha con sede la consulta degli Esatto, dove ha sede la consulta Emiliano-Romagnoli. dell'Emiliano-Romagnoli nel mondo, che nelle legislature precedenti aveva avuto una gestione, diciamo, non sempre corretta, e da questa legislatura vengono assegnati fondi che sono più di 400.000 euro all'anno all'Assemblea legislativa. Noi abbiamo sempre detto che erano troppi, che su quei soldi bisognava risparmiare. Effettivamente, finalmente si è giunto ad un risparmio, quindi per
quest'anno la Giunta non assegnerà più i 400.000 euro all'Assemblea legislativa e noi abbiamo detto, anche perché c'era stata un'altra discussione nelle commissioni riguardo alle scuole di montagna, dove appunto c'è il problema degli ospedali di montagna, ma anche delle scuole dove ci sono pochi bambini, ci sono dei costi anche per il trasporto scolastico, quindi siamo riusciti a destinare 200.000 euro di quel risparmio per sostenere il trasporto scolastico nelle scuole disagiate, nei territori disagiati di montagna, qui anche qui con una collaborazione ovviamente con i consiglieri di maggioranza. E quindi questa è una buona notizia per il comune di montagna. Una battuta sull'autonomia e una sui rifiuti, ma proprio al volo, perché segnalo anche questa notizia: rifiuti speciali, emergenza smaltimento, precedenza quelli prodotti in Emilia. Aziende in difficoltà, la regione dice che è una situazione inedita per lo stop dell'export verso la Cina. Quindi ieri è stato firmato un patto tra la regione e le categorie affinché da una parte i rifiuti speciali dell'Emilia Romagna prodotti in regione vengano smaltiti in regione, quindi si dia precedenza ai rifiuti prodotti qui, e dall'altra ci possa essere anche un allargamento di questo smaltimento, perché altrimenti c'è un rischio. Naturalmente la foto non è pertinente con la nostra situazione, ma il tema è questo, perché è stato fatto un patto, se c'è stata questa necessità di firmare un patto proprio ieri in regione. Sì, il problema è cosa c'è all'origine di questo problema e della gestione, secondo noi, non ben fatta dei rifiuti nella regione Emilia-Romagna. La regione Emilia-Romagna produce rifiuti urbani e rifiuti speciali. Sui rifiuti urbani, se la regione avesse fatto i passi che noi abbiamo sempre chiesto, cioè di spingere al massimo sul porta a porta, sulla tariffa puntuale, avrebbe già ridotto tantissimo la produzione di rifiuti, perché ad oggi la media di rifiuto indifferenziato, cioè quello che va in discarica o in incenerimento in regione, sono più di 200 kg a testa per abitante. Dove abbiamo un porta a porta fatto bene con la tariffa puntuale, scendiamo tranquillamente sotto 50 kg. La regione non ha voluto investire in questa direzione, ma parla di sistemi equivalenti, che sono quelli che verranno avanti, che sono i sistemi a calotta, ma che non riescono assolutamente a scendere sotto i 100 kg d'abitante. Quindi questo sarebbe già stato un primo passo per ridurre i rifiuti che devono essere trattati a incenerimento, a discarica, e avrebbero permesso di chiudere anche degli inceneritori, cosa promessa da Bonaccini ma non attuata. L'altro aspetto è che la regione non ha mai investito nei confronti delle aziende, perché le aziende devono capire che se vogliamo andare verso l'economia circolare non basta chiedere più spazio di incenerimento, più spazio di discarica, ma bisogna ridurre i rifiuti alla fonte. Ridurre i rifiuti alla fonte vuol dire ripensare i propri processi produttivi, magari ricevendo anche incentivi della regione. Su questo la regione non ha mai fatto nulla. Adesso ci troviamo di fronte effettivamente a un'emergenza, ma anche perché avendo un'impiantistica sovridimensionata, troppi inceneritori e troppe discariche, siamo diventati un polo di arrivo dei rifiuti da tutta Italia. Quindi adesso che ci concentriamo sulla prossimità, che è bene, cioè i rifiuti vanno smaltiti vicino a dove vengono prodotti, va benissimo, ma che fino ad oggi siamo diventati un polo attrattore perché abbiamo troppi impianti, questo non va bene, e questo è il problema da risolvere. Aiutare le imprese a capire che i rifiuti vanno ridotti alla fonte, smettere di essere un polo attrattore. A questo punto non c'è più tempo, sì, una battuta, un secondo sull'autonomia, certo. Ma un secondo, ci si sta avvicinando a questa autonomia, probabilmente domani c'è il Consiglio dei Ministri che inizia a fare il primo passo richiesto. Sull'autonomia noi non ci siamo mai detti contrari, l'unica contrarietà che abbiamo avuto è stato il processo di avvicinamento all'autonomia, perché per Lombardia e Veneto si parte da una posizione molto forte tramite un referendum, qui non è stato fatto, ma sono stati fatti tanti passaggi in assemblea non sempre lineari. Adesso al governo c'è il bilancio, e quindi si sta ragionando sul bilancio 2019-2021, poi penso che si arriverà anche a questo punto. Noi abbiamo sempre detto vogliamo vedere le carte, vogliamo vedere che cosa ci arriverà, non siamo contrari, e quindi aspettiamo di vedere cosa succede.
E su questo siamo veramente arrivati alla fine della nostra puntata. Vi do appuntamento al 2019. Ringrazio la direzione, lo staff, tutti coloro che hanno reso possibile questo anno di intenso di appuntamenti che ci hanno consentito di approfondire le politiche regionali e parlare con i consiglieri, con i protagonisti di quello che avviene in sede legislativa. Grazie Grazie a voi. al consigliere Andrea Bertani, un caro saluto e tanti auguri di buon Natale e buone feste da Isabella Scandaletti. Buon Natale.